Una Befana diversa dal solito, quella che è stata festeggiata all'Afasev di Isernia con tanta gente, tra parenti, collaboratori e persone di buona volontà che si sono raccolte intorno ai disabili ospitati nella struttura di Isernia, che corre seri rischi di chiusura se non si interverrà a livello regionale con una norma ad hoc che preveda forme di sostentamento stabili per strutture come questa, che si sostituiscono a quello che dovrebbe fare ma non fa l'assistenza o la sanità pubblica. Fortunatamente da qualche mese si respira aria diversa. Se prima appariva quasi segnata la fine dell'Afasev, oggi c'è qualche speranza di sopravvivenza, ma data dalla solidarietà. Diverse le forme di sostegno degli ultimi mesi, prima il concerto per il cinquantennale dei Led Zeppelin, poi la partita del cuore e infine il concerto di fine anno del Tratturo e dell'Orchestra Città di Isernia. Insomma, l'aria sembra cambiata, come dice anche il genitore di un ospite dell'Afasev di Isernia. Noi sentiamo adesso, incominciamo a sentire la vicinanza e l'interessamento di persone valide che hanno preso a cuore la situazione, in quanto sono venuti a vedere i nostri ragazzi e hanno capito che veramente questi ragazzi hanno bisogno di aiuto per andare avanti, per una speranza di un futuro migliore per loro. E se la gente dimostra con i fatti e con il sostegno la propria solidarietà, quella che manca è una norma di riferimento regionale che preveda il finanziamento di strutture che, ospitando e gestendo disabili spesso senza famiglia, si sostituiscono a un servizio pubblico totalmente assente. Anche quest'anno abbiamo cercato di far essere contenti i ragazzi facendo arrivare una Befana e facendo dei piccoli pensierini ai ragazzi. Da questo punto di vista abbiamo visto che anche il comune comincia ad essere una bella Befana per noi come Afasev, mentre qualche altra organismo regionale, qualche altro istituto è ancora un po' fermo. Noi chiediamo che per il 2019 si possano risolvere tutti i problemi da un punto di vista economico e non solo, ma anche da un punto di vista sociale, perché i nostri ragazzi, a mio giudizio, hanno bisogno di tanto. Madre Natura è già stata tanto avara con loro, non lo dovremmo essere anche noi. Io mi prodigo affinché questi ragazzi possano godere del resto della loro vita.